12 aprile 1850, Pio IX è rientrato a Roma da Porta San Giovanni, proviene da Gaeta, dove si è rifugiato un anno e mezzo fa dopo l'uccisione del capo del governo pontificio, Pellegrino Rossi. Sulle gradinate della Basilica di San Giovanni Laterano, il Papa, scortato da truppe francesi, riceve le chiavi della città. Non manca certo una grande affluenza di pubblico, ma un osservatore attento e di sentimenti conservatori come il ministro napoletano Giuseppe Costantino Ludo fa l'impressione che la gran folla riunita sia lì più per la curiosità che per l'affetto verso il sovrano. Il ritorno del Papa comunque è in vario modo celebrato dentro e fuori lo Stato Pontificio. Pio IX in persona si prodiga in numerose apparizioni pubbliche. La permanenza del Papa a Gaeta è durata un anno e mezzo. È in questo periodo che a Roma un'assemblea costituente, la prima in Italia eletta a suffragio universale, approva l'8 febbraio 49 la decadenza del pontefice di fatto e di diritto del governo temporale dello Stato romano. E la stessa assemblea, allo stesso tempo, gli assicura tutte le garanzie necessarie per una piena indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale. Noi vogliamo fondare la Repubblica e per Repubblica non intendiamo una mera forma di governo, un nome, un'opera di reazione di partito a partito, da partito che vince a partito vinto. Noi intendiamo un principio, un grado di educazione conquistato dal popolo, un programma di educazione da svolgersi, un'istituzione politica atta a produrre un miglioramento morale. Noi intendiamo per Repubblica il sistema che deve sviluppare la libertà, l'uguaglianza, l'associazione. La Repubblica Romana proclamata il 9 febbraio 1849 dal marzo, guidata da un triumvirato formato da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini, ha però vita molto breve. La Repubblica infatti soccombe ai francesi chiamati dal Papa. Luigi Napoleone, per ottenere l'appoggio dei conservatori del suo paese, si fa campione della causa pontificia. Le truppe francesi del generale Oudinot, il 3 luglio 1849, si impadroniscono della città proprio mentre in Campidoglio è promulgata una Costituzione che non sarà però mai applicata.